che alla fine di questa serata sia chiaro perché c'è questo, è nato questo comitato No Guerra Non Nato, di cui Alex e Maglio sono stati promotori con altri famosi che ora non sto per elencare. Alex viene da un'esperienza della marcia in per protestare contro questa grossa esercitazione che verrà, la Trident Junction, che sta tenendo, è in questi giorni, sta in fase di, non mi viene la parola, di attuazione. Quindi io darei velocemente la parola a Maglio, che farà sinteticamente la cornice del quadro, dove poi Alex andrà a dipingere all'interno, poi gli altri aggiungeranno le loro pennellate successivamente. Quindi Alex, anzi Maglio, prego, c'è il microfono. Ah, volevo accennare, perché non lo sapessi, che questi da poco tempo è uscito un libro di Maglio che si chiama L'arte della guerra, prende il titolo dalla rubrica che lui conduce da diversi anni sul Manifesto, un libro importante per capire l'evoluzione della NATO negli ultimi 25 anni, cioè dalla caduta del muro, dalla caduta dell'URSS, e spiega cosa sia diventata la NATO. Ora, nell'introduzione che farà fra poco, parlerà di questo. È chiaro che se volete approfondire e vedere effettivamente come si è sviluppata questa cosa, avete modo di leggerla anche sul libro, che verrà presentato domenica al Festival alle 11. Ma puoi fare anche con questo, questo mobile c'è, non funziona. Allora, con grande ritardo non dovuto a noi, iniziamo a vedere, diciamo, con un aggancio anzitutto al territorio in cui viviamo. Questo lo dico sia per Alex che per altri che non vivono, non hanno esperienze, e quindi direi che è importante tratteggiare a grandissime linee come il nostro territorio poi ha vissuto le vicende internazionali che poi ci hanno portato alla situazione odierna ancora più grave. Qui va ricordato, non so, Pisa ha avuto la guerra, come l'ha avuta, il 31 agosto 43, bombardamento di Pisa da parte di oltre 150 bombardieri statunitensi. Era il 31 agosto, pensate, ormai il 25 luglio era già avvenuto, Mussolini era caduto, la città era prostrata, arrivano questi cacciabombardieri lungo l'Arno e martellano, non fabbriche di armi, non c'erano, ma tutto il quartiere operaio di Porta al Mare, metodicamente. Numero di morti, non si sa, 2500, forse, si parla di 2500 case distrutte, 500 tonnellate di bombe. Pisa era distrutta, la Pisa dove si consumavano gli eccidi contro gli ebrei, basta ricordare, via Sant'Andrea Pardo Roque, si è sterminato nella sua casa con la sua famiglia. La Pisa che aveva subito l'inizio di quel cammino di morte dell'SS alla Romagna. E forse perché c'è Alex, lo dico, guarda. Lo dico perché c'è Alex e perché non mi accorgo ora che non l'avevo mai detto se non in colloqui privati. E c'è stato un eccidio alla Romagna nell'agosto del 44 ed è stato compiuto da SS dello stesso battaglione di fanteria corazzata che poi ha compiuto gli eccidi di Sant'Anna di Stazzema e Maggiavoi. Io con una mia cugina siamo forse probabilmente le ultime due vittime vive però di quell'eccidio. La nostra vita fu dovuta a un maresciallo delle SS di origine polacca, l'ho scoperto dopo, il quale ci guardò a lungo e poi eccezionalmente con buon cuore prese solo gli uomini. I vecchi li portarono a valle, furono torturati, sterminati, e donne e bambini si salvarono. Quindi nei ricordi miei, anche di bambino, la fame è tremenda,
la pista distrutta, la mancanza di elettricità, la guerra, che sicuramente, mi confesso, mi ha lasciato dei traumi. Non sono andato da uno psicologo, quindi uno psichiatra, per cui non lo so quanto abbiano inciso, però incidono profondamente. Incidono profondamente. E siamo al 45, Hiroshima, Nagasaki, non si sapeva nulla noi allora. Nel 46 Churchill apre la guerra fredda col famoso discorso della Iron Curtain, cioè la cortina di ferro. Era appena finita la seconda guerra mondiale. Ma di là da questa cortina che attraversa l'Europa c'è tutta l'Europa centrale orientale che rientra nella sfera sovietica. Si apre la guerra fredda. E sicuramente il discorso di Churchill avviene con l'ok di Truman. Nel 49, ricordiamo le date, si fonda la NATO. Nel 49 si fonda la NATO. Nel 1951, giugno 1951, il governo De Gasperi, esattamente il sesto governo De Gasperi, fa un accordo segreto con Washington e concede il territorio fra Pisa e Livorno per Kentucky. E mi ricordo da racconti che le prime truppe statunitensi arrivarono in questa zona d'agosto, e si cominciarono a insediare e nasce Kentucky. La NATO quindi era già da 2 anni fondata. Nel 55 dopo nasce il patto di Varsavia. E si inizia il periodo della guerra fredda, in cui Kentucky svolge un ruolo importantissimo di base di rifornimento delle forze terrestri, aeree statunitensi in tutta l'area. Ma allora, sapete bene, c'era l'equilibrio del terrore. Quindi la situazione apparentemente era stabile. Già allora a Pisa c'erano gruppi, movimenti che lottavano e si lottava contro la guerra del Vietnam, e ci si muoveva quando c'era il colpo di Stato in Cile, c'era una mobilitazione, battaglie perse sempre perché non si poteva impedire guerre, però direi accumulo di coscienze, accumulo di consapevolezza, c'era sicuramente in quel periodo. E si arriva all'89-91. Il crollo del muro di Berlino, il crollo del patto di Varsavia, il crollo dell'Unione Sovietica. Cade il nemico. A Washington ci sono documenti ufficiali, anche nei documenti raccolti in questo libro che ha citato prima il Franco, ci sono documenti che parlano molto chiaro, li riassumo in 2 parole. Il nemico nostro, cioè l'Unione Sovietica, è scomparsa. Ora il problema è di mantenere la coesa, l'alleanza sotto leadership statunitense in un momento in cui scompare il nemico, cioè questo è il primo problema, ed era il problema angosciante a cui trova la soluzione rilanciando la strategia, quella che viene chiamata nuovo concetto strategico. Nasce nel 91 nuovo concetto strategico, cioè il mondo sta cambiando, gli Stati Uniti rimangono l'unica superpotenza in grado di svolgere una leadership globale. Sto citando dei documenti, non vado a orecchio, cito tra virgolette i documenti. Nasce quindi il nuovo concetto strategico che si trasmette alla NATO e poi tramite la NATO, naturalmente, già nel 91 il nostro Ministero della Difesa vara il cosiddetto nuovo modello di difesa, che non è più ormai nuovo, e cioè il concetto base è questo. Missione delle forze armate italiane non è più tanto la difesa della patria ma degli interessi esterni dell'Italia. Su questo abbiamo iniziato una battaglia, fra l'altro con giuristi, costituzionalisti, eccetera, regolarmente persa. Cioè l'abbiamo fatta anche con gruppi parlamentari di opposizione, partiti di opposizione, che dicevano: ma guarda come sono bravi, ma di nucchi, ma guarda, io leggo sempre i tuoi articoli, ma guarda imparo molto. E sì, impari molto, ma sei un asino, porca la miseria, perché quando vai in Parlamento poi voti dalla parte opposta, non mi ricordo quante battaglie. Quindi non si facevano solo lotte di piazza, di movimenti tipo questo, ma sì, ci si era, ingegnava in tutti i modi. E continua la scalata, il non articolo 5 che si inventa nel 99, piena guerra contro la Jugoslavia. Il premier D'Alema, finalmente un governo di sinistra, che ci fa fare la guerra contro un paese che non ci aveva aggredito, la Jugoslavia, che poi è stata demolita dalla NATO.
a Washington il governo D'Alema firma un solenne documento in cui si dice che la NATO non si muove più in base all'articolo 5, cioè per la difesa, ma in base al non articolo 5, che prevede tutte le altre possibilità, alto aerea, fuori aria. E chiedono allora al Presidente degli Stati Uniti, ma cosa vuol dire, in quale area geografica? Non si tratta di un'area geografica, non c'è, infatti questo è visto. La NATO ha allargato la sua geografia tanto da passare dal nord Atlantico alle montagne afghane, no? Quindi ormai la NATO non è più quella in origine. E le guerre? Dice, ma in una sala così direte, ma le conosciamo, non perdiamo di tempo, ma io le vorrei ripetere. Iraq 91, Jugoslavia 99, Afghanistan 91, Iraq 2 2003, Libia 2011, Siria inizia ancora in corso nel 2013, Ucraina 2014. La NATO è nuova, dice una nuova NATO, sì, sicuramente più espansiva e aggressiva, in dubbio, di quanto fosse all'epoca della guerra fredda. Però non cambia che cosa? La gerarchia. Non so, penso, sappiate chi è il comandante supremo alleato in Europa. Si chiama Britlav, che in inglese è veramente ironico, il Britlav, ma l'importante è questo, che per un diritto acquisito, ma non scritto, il comandante supremo alleato in Europa, cioè la massima carica militare, spetta sempre a un generale o ammiraglio statunitense nominato dal Presidente degli Stati Uniti d'America. E tutte le altre cariche chiave sono, è dimostrabile, ora non le elenco perché non abbiamo tempo, sono nelle mani di ufficiali statunitensi di alto grado, sempre nominati nella loro catena di comando. 22 dei 28 paesi dell'Unione Europea appartengono alla NATO e l'Unione Europea nell'articolo 42 riconosce tale diritto, non solo, ma riconosce che la NATO è fondamento della difesa collettiva dell'Unione. Questo rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea dentro la NATO chiaramente è un rapporto che non è univoco con tutta l'Unione Europea. Un conto è un rapporto con una Germania, una Francia, una Gran Bretagna che sono grandi potenze e sicuramente sotto banco c'è una spartizione di aree di influenza. C'è un imperialismo europeo in questo caso, chiarissimo. Ma guardiamo l'Italia, è anch'essa ovviamente su quella via dell'imperialismo, ma attraverso assolutamente governi che, ahimè, di qualunque colore si sono avvicendati, hanno seguito gli ordini di Washington in pratica e noi siamo finiti per fare una guerra a un paese vicino alla Jugoslavia, il cui unico torto qual era? Di esistere. Perché la Jugoslavia era un paese non allineato, assolutamente non anti-occidentale, ma assolutamente, assolutamente. Ma era lì in mezzo, mentre la NATO voleva dare la spallata a est. Esattamente con la guerra alla Jugoslavia inizia l'espansione della NATO a est. Saltiamo la descrizione dei vari passaggi e andiamo all'oggi. La NATO oggi ha inglobato verso est tutti i paesi dell'ex patto di Varsavia, poi tre della ex Unione Sovietica, cioè delle Repubbliche Baltiche, e infine due della ex Jugoslavia, appunto, demolita con la guerra. E tutto questo ci porta in quale situazione? Innanzitutto una spesa militare crescente. Ci sono quali fonti per dirci la spesa militare? Non certo il nostro Ministero della Difesa che fa veramente dei resoconti direi truffaldini, ma prendiamo la NATO, no? La NATO insomma, è attendibile, no? Cifra ufficiale della NATO, non vi dico la cifra anno, perché tanto miliardi e miliardi, prendiamola, dividiamola per 365 e quindi ricaviamo la media giornaliera. Allora la NATO ci dice ufficialmente documenti, se poi qualcuno è interessato mi lascia la mail e gli mando il documento NATO. Che noi spendiamo noi in Italia 52 milioni di euro al giorno come spesa militare. Il SIPRI dice però che in questa spesa non rientrano varie altre voci precise alla NATO, tipo le missioni militari all'estero,
fabbricazione di navi, di aerei, F-35 sono tutti fuori. Nei bilanci, non so, fate conto, la legge di stabilità, no, la sentite anche in questo giorno, legge di stabilità, lo sapete che c'è una piccola voce di 6 miliardi di euro per la flotta nostra militare? La legge di stabilità. E lo stesso, le fregate FREM, che sono fregate navi d'attacco potentissime, che l'Italia sta costruendo, e vengono pagate dal Ministero dello Sviluppo Economico. Quindi allora il SIPRI di Stoccolma, che immagino conosciate, il prestigioso istituto, valuta la spesa militare italiana, comprese le altre voci, in una cifra che loro calcolano in dollari, quindi varia a seconda del cambio euro-dollaro, però quantificabile tra 77, in questo momento in cui parlo, tra 77 e 80 milioni di euro al giorno. A Washington non sono contenti, premono costantemente perché noi aumentiamo la spesa militare. E l'Italia la sta aumentando, ripeto, però non aumentando il bilancio della difesa, ma aumentando quelli delle leggi speciali, tipo questa per che avevo citato, o quelle del Ministero per gli affari economici, eccetera. Allora, di fronte a questa situazione, noi abbiamo visto sul territorio Ken Darby tra Pisa e Livorno. Tenete conto che Livorno è uno degli 11 porti nucleari italiani, uno degli 11 porti nucleari italiani, cui possono approdare sottomarini, portaerei, a propulsione nucleare, mentre abbiamo fatto il referendum giustamente contro le centrali perché si temono, però i reattori nucleari ci rimangono porti, questo è Livorno. Ken Darby ha acquistato un nuovo ruolo, ancora più sviluppato, e questo ha molto inorgoglito l'attuale sindaco di Pisa Filippeschi, che qualche tempo fa andò a visitare Ken Darby e poi venne fuori e dice al giornale: ottime notizie, il comandante mi ha detto che hanno grandi programmi di sviluppo. Evviva, evviva. Noi qui siamo in un territorio altamente militarizzato, hanno trasformato l'aeroporto militare di Pisa in hub militare nazionale e direi anche internazionale, cioè tutti gli uomini e i materiali che sono in partenza per vari teatri, li chiamano tragici, della guerra di andata e ritorno, passano da Pisa, dall'Arde militare. Non contenti, hanno creato alla caserma Gamerra della Folgore il CONFOSE, che è un comando delle forze speciali dell'esercito, cioè il Rambo, per capire, la cui azione è segreta, perché se sono forze speciali, chiaramente non possono muoversi come le altre, agiscono nell'ombra, notte tempo, sono commandos, film stile Schwarzenegger, che ne so, cose di questo tipo, ma questa non è fiction, è triste realtà. Ebbene, c'è un codicillo che ho scoperto in cui si dice che il CONFOSE non è collegato alla normale catena di comando, tipo qui comando della Folgore eccetera, ma è collegato direttamente con lo Stato Maggiore dell'Esercito. Quindi allora è lo Stato Maggiore che dà per canali interni e segreti l'ordine di muoversi a questo comando speciale. Non solo, Ken Darby non è solo l'enorme deposito in cui c'è dentro bombe di tutti i tipi, all'uranio impoverito, al fosforo bianco, eccetera eccetera. Potrebbero anche esserci, io non voglio fare il complottista, come si dice, ma chi può escludere che ci sia una guerra nucleare? Nessuno lo può escludere. Un'enorme area in cui c'è tutto il montaggio per unità che vengono proiettate in zone di guerra, perfino aeroporti che vengono montati in aree desertiche in pochi giorni, piste da assemblare, quindi kit di montaggio per la guerra, l'abbiamo qui. Ebbene, il Ken Darby non è solo questo. Ferdinando Imposimato, noto magistrato, presidente oggi onorario della Suprema Corte di Cassazione, in un convegno che abbiamo fatto a Roma come Comitato Non Guerra Non Altro il 26 ottobre, ha fatto un intervento in cui afferma, e qui lo voglio citare: nel corso delle indagini che ho fatto sulle stragi commesse in Italia, dalla strage di Piazza Fontana alla strage di Italicus,
alla strage di Piazza della Loggia, alla strage di Bologna, alle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, nelle quali sono stati uccisi i miei colleghi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e gli uomini delle scorte, si è accertato che l'esplosivo utilizzato veniva dalle basi NATO. Volete vederlo dal vivo, andate, non so, sul sito che abbiamo, Change, andate Change, Comitato Non NATO, e guardatevi il filmato. Quindi, lui dice, in Italia esistono 7 basi NATO, sto citando il magistrato, sono 7 logge massoniche. E l'ho scritto in un libro intitolato La Repubblica delle Stragi Impunite. Nessuna di queste affermazioni è stata mai smentita. In alcune di queste basi si riunivano terroristi neri, ufficiali della NATO, mafiosi, uomini politici italiani e massoni, alla vigilia di attentati. Questo è stato riferito da testimoni diretti. E questo accade dai primi anni 60 ininterrottamente fino ad oggi. Il presidente onorario della Corte Suprema di Cassazione. Perché se ve lo dico io, dice sì, vabbè, insomma, che sei un po' di parte, c'è il dente avvelenato, puoi anche esagerare. No, lo dice il magistrato. Non solo lo dice, ma lo dimostra. Perché nel suo libro, ci sono documenti precisi, che sono documenti processuali. Allora, ecco, per terminare la situazione in cui ci siamo messi, a fronte di tutto questo, noi abbiamo visto dalla fine della guerra fredda, quando poteva nascere una situazione nuova in Europa, abbiamo avuto un precipitare della situazione, Oggi siamo in una nuova guerra fredda contro il nemico russo, surrogato direi del nemico sovietico di un tempo. Ci vuole un nemico per poter dominare. Gli antichi romani poi avevano già individuato la politica giusta, divide et impera, no? E gli Stati Uniti stanno facendo, non solo gli Stati Uniti, ma le potenti oligarchie politiche, economiche, finanziarie europee, stanno facendo la politica del divide et impera, e giocano tutte le carte. E io sono tra quelli che sostiene che anche i flussi migratori tragici che stanno avvenendo, che premono sull'Europa, non avvengono per caso, fanno parte di quella che alcuni teorici, strateghi, chiamano la strategia del caos. Cioè crea situazioni sempre più precarie, inietta la paura nella gente, nell'opinione pubblica, il terrorismo, eccetera, e allora saranno pronti a accettare tutto. Le guerre, una nuova guerra in Libia e così via. Ora, durante la tragedia in Giancia, pensate, da Poggio Renato.